5 minuti. 5 minuti? Cosa? 5 minuti. Ah, vedi? Giusto? Guarda come è trasformato, no? Guarda come si sta lisciando. Pazzesco. Pazzesco! Come cambia? No, vabbè, guarda. E tu magari, per esempio, senza esperienza, no? Guarda come il fatto che tu hai detto quando l'avete toccato giù è plastico, sì. Però fa quello che dici tu. Sì. Sì. E già da qua te ne è quello il punto di vista. Se la tocchi, questo è il punto di vista. Cioè questo è il mio punto di vista. Sì, per carità, è chiaro. Quello che per te è. Perché poi però è già, soggetto già... a una manipolazione, un tipo di cottura. Cioè non è che tu raggiungi questo e hai raggiunto. No. O stesura, stesura va fatta in un certo modo, condimento in un certo modo, il portarlo sulla pala comporta comunque insomma tutta una serie di ma alla fine anche la cottura, perché questo tipo di pasta vuole un tipo di cottura, è un insieme di, è un insieme di cose, di equilibri, uno che grava sull'altro, sì. E si compenetra nell'altro. Guarda che spettacolo, guarda che meraviglia. Così che l'altro ci permette di perché ci deve essere quasi assenza di farina, cioè però no, poi nella cottura te la ritrovi, te la ritrovi, perché te, la ritrovi sopra, te la ritrovi sopra, cioè te la ritrovi sopra al cornicione e ti fa quell'effetto come poderoso, diciamo l'effetto creta, no? Sì, creta, okay. Okay. Invece no, se tu devi vuoi la pizza dorata con la maculatura, quindi tu l'esperienza, la bravura deve essere quella, quindi che tu deve, vedi, perché poi a un certo punto se tu gli trasmetti pure all'impasto quello che tu vuoi fare, lui lo fa, cioè non è che lo fa, capito? Cioè senza farina, cioè giusto quel poco, cioè che non serve a niente. Fantastico. Andiamo con questo. Ah, abbiamo la farina qua. Abbiamo la possibilità, cioè si può verificare la possibilità che ovviamente non sia un impasto molto importato, no? Oppure se arriviamo a questa, insomma, questa gradazione, si può avere un crollo, insomma,
l'impasto diretto dalle 6-8 ore o 10 ore, cioè l'impasto molto probabilmente può avere una caduta, no? Quindi anche questa parte, anche importatura questa qua, cioè secondo me è un'importatura, ok, che vi sto dando. Sto cercando di fargli. Questa è quella che nei panettoni viene chiamata pirlatura. Si fa parla parla proprio nei panettoni. Questa qua praticamente io che faccio con questo movimento? Praticamente porto tutto al cibo, quindi cerco di farlo diventare sferico. Scusami, perché così cioè, gli dai forza, no? Ok. Se io farei insomma quest'altra operazione, no? Cioè potrei fare anche solo così, no? E basta, visto una volta girare così, non gli ho dato incordatura. Invece serve, dai. Invece con impasto a mano è preferibile insomma dare un po' di incordatura. Io una volta ti ho visto che tu te la porti. Sì, subito poi ti faccio vedere che cosa faccio. Questi sono. Cioè ti fa capire, prima di tutto questo serve anche per ricordare, ho messo il lievito nell'impasto, sì. Cioè? Sì, l'ho messo. Ah, vedi? I buchini. I buchini, no? Ah, perché c'è si crea il gas. La lievitazione inizia subito. Certo, sì. Ok. Quindi, non mi ricordo, ho messo il lievito nel pasto. Cioè, se voglio vedere il sale, posso fare così. L'assaggio. Quindi me ne accorgo che c'è il sale. Se non mi ricordo di aver messo il lievito, posso controllarlo così. Vedi, si vede che è un impasto umido, perché vedi, quando lo tagli, poi vedi, c'è questa parte che lucida, ok? Sì. Se noi adesso aspettiamo ancora un po' di minuti, sarà ancora più, più liscio, quindi anche nello spaglio. Vedi, io faccio così, no? Cioè porto, esatto, e accento, no? Ah, già è con questo, ok, cioè sì. Io faccio così. Esatto. Porto tutto accento, chiudo questo, si stacca, lo muzzo. Rifallo piano piano. Sì. Quindi si vede che è abbastanza idratato perché si attacca pure sull'acciaio. Sì. Però comunque ha la consistenza, cioè torna ad essere. La corda ce l'ha, sì. La corda ce l'ha. La maglia si è creata bene. Okay. Stai ripassando? No, perché li faccio da 2,40 così ne esco di più. Ah, ok. Però male tutti 2,50. Li faccio da 2,40 che ricordo la mano. Ciao. Mi faccio da 2,40, ok? Perché anche questo lo acquisisci, cioè lo acquisisci con questo, ok? Cioè tu memorizzi l'apertura della mano, anche se può variare con il tipo di impasto, perché magari un impasto più morbido ti può ingannare, diciamo così, che gonfia un po', perché gonfia, quindi ovviamente più aria, quindi meno peso. Un poco ce la mia, sì, nel legno si va bene, ma io pure un velo ce l'ho.
cassetta di legno no? Sì, no. Quella di plastica sì, quella di legno. Ah. Fatto? Posso inquadrare i pannelli? Indagatorius, fantastico, vogliamo fare quella mia, io direi di sì.